richiesta, a gentile richiesta di quanti hanno visto il mio ultimo video su come preparare lo strudel alle mele o alla mela, io adesso vi presento un altro video di gastronomia casareccia. Questa volta preparo una variante di strudel salata e ci metto dentro niente di meno che prosciutto cotto e mozzarella. Quindi sarà una variante molto sfiziosa, molto originale. Vi farò vedere come si prepara e si inforna. Poi mi sono scordato di farvi vedere come rimane quando si leva fuori dal forno, ma vabbè, ma è un dettaglio, no? Insomma, allora, per la gioia di tutte e tutti voi che mi seguite ormai da anni, io in questo video vi farò vedere, non so mai dove fissare la camera selfie, se nella camera o, ma vi farò vedere come preparare questo sfiziosissimo strudel. Che sfogliatello, no? Questo strudel, mille foglie, alla mozzarella e prosciutto, più una ricetta nostrana che una ricetta, non so se austriaca. Quindi spero che tutte e tutti voi la approfittiate questa ricetta, questo tutorial, e ditemi se questo tutorial vi è piaciuto commentando qua sotto. Se vorreste vedere altri tutorial di gastronomia casareccia e qua di quale piatto, e poi soprattutto se vi è piaciuto il tutorial, fate clic su grazie, che è il cuoricino accanto a condividi, e così mi potrete donare una cifra di denaro da voi scelta. E se vorreste sostenere questo mio canale che fa video di ogni argomento, allora abbonatevi e potrete scegliere una delle sei categorie di abbonamento, dai 5 dollari ai 100. Scegliete un po' voi, così mi potrete sostenere nella creazione di nuovi video. Io vi lascio il vostro chef, MasterChef Santen Chan, e grazie di tutto. E adesso va in onda il tutorial. Mi raccomando, orecchie e occhi aperti, anche perché sarà un video nel quale si vedrà molto la preparazione di questo strudel alla mozzarella e prosciutto cotto. Arrivederci. Non mi haga, per favore, mi pone nerviosa. Tengo que ponerme algo en este hombro porque estoy mal. ¿Y ahora cómo hacemos? Hacer así. Así.
Sì, sta reseca. Por eso se la unta, te lo dicen, se la unta toda con manteca, pero es mala la manteca. Mira qué seca que está. Sì, per ora con tutto quello che va a allargare la mozzarella. Si no se rompe, Perché talmente secca. chi nasce un... Mira cómo salió corriendo. Nasce un estrudere di mozzarella e jamón. Invenciones, las fantasías de la cocina. Por eso que este va a ser un tutorial muy llamativo. En Viena de seguro que no lo comen, No, jamón y mozzarella. tengo que ir yo allá en Es un Francia. strudel criollo este. No, de acá no. Puede ser que sea italiano porque yo soy italiana. Yo no me siento argentina, pero para nada, nunca, se lo dije a Margot, desde chiquita, nunca. No, al contrario. No me gustan las costumbres, no me gusta la música, no me gusta el tango, no me gusta nada, nada de lo que sea de acá. No te lo sé decir el porqué. No te lo sé decir, pero es así. De Argentina no tengo nada. Esta de cómo está envuelta, ni se va a deshacer. ¿Te parece, Vitito? No, para nada. Ni se va a deshacer. Vamos a ver. Está puesta en una camiseta tremenda. Mira. Pero bueno. Una cosa distinta. Ah, de seguro. Esto no lo compras. No. Cuando dicen, hay cosas en la vida que no se pueden comprar. Como me dijo el idiota de Ceferino. La amistad no te la podés comprar, me dijo, cuando le dije del Andrés. No le pongo más mantequilla. Ah, le podía, sí, poner un... Porque hoy la compré, no tenía una aceitita por encima. Era el chiquito. Y acá. Esta, acá en este negocio, no me acuerdo cómo se llama nunca, Amanecer, que es de la leche. 180 la manteca. Este paquetito, 180, una barbaridad, ¿no? Sí. Cuando yo era chica, la comprábamos por kilo o medio kilo. Esa.
fare i fori, sta pronto allora. Buono. Lo vedi appunto, no? Ciupando il pappello e la manteca. Che cucino. Lo vistes. Ah, bueno, guardé el cepillito. Vamos a ponerle que resbale. Resbala. Resbala. No se escucha más de Carlitos Balá. No. Estará en algún hospicio, ¿no? No sé, tendrá más de 90 años. Así está bien. Esta es más amarilla, cuesta más. ¿Ves? Esta le sacan todo. Bueno, la voy a poner en el Pero horno. también más pesada puede tener más nata. Voy a cocinar un poco. No es para ahora, ¿eh? Ah, no, qué lástima. No. Ahora vamos a tomar la leche con esto. Está frío, lo quería calentar. No sé si calentarlo con los fríos. Bobby. Bobby.